amici, bentrovati a questo appuntamento di replay, anche quest'oggi un appuntamento davvero molto ricco, chiusura dell'anno calcistico, quindi tireremo qualche somma, parleremo anche del futuro, del Cosenza e non solo, perché gli occhi puntati come sempre per quanto riguarda la Lega Pro. Intanto buon pomeriggio Franco Segreto. Buon pomeriggio Patrizia. Buon pomeriggio, bentornato ad Antonio Clausi. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, bentornato anche ad Alessandro Russo. Grazie, buon pomeriggio. Allora, per una questione di correttezza doveva essere, ve lo diciamo perché magari alcuni di voi se lo aspettavano, lo aspettavamo anche noi, il presidente del Cosenza Calcio, Gero Guarascio, una notizia proprio degli ultimi minuti perché è rimasto bloccato per un impegno lavorativo. Naturalmente lui fa l'imprenditore, quindi una questione legata non al Cosenza, è rimasto bloccato in una riunione, quindi purtroppo non può essere qui con noi, ci ha promesso che lo sarà in tempi brevi, quindi probabilmente l'inizio del prossimo anno sarà in nostra compagnia. Ho preparato la clip che naturalmente vedremo insieme a voi, proprio in riferimento a questo anno appena trascorso, l'anno del centenario. Comunque andiamo con ordine, gentilmente mi mandate dalla regia la schermata con le partite del, viene sempre da dire la domenica, ma fondamentalmente del fine settimana. Poi come sempre dovete scegliere la partita sorpresa. Aversa Normanna, Lupa Roma 3-1, Benevento Cosenza 3-2, Catanzaro Regina 1-0, Foggia Barletta 0-1, Ischia Lecce 2-1, Martina Franca Paganese 2-0, Melfi Matera 1-0, Salernitana Messina 1-0, Savoia Casertana 0-3, Vigor Lamezia, Juve Stabia 1-1. Franco Segreto, scegli la partita. Io scelgo Ischia Lecce perché il Lecce arrivava da due sconfitte consecutive, si giocava la panchina Lerda, se l'è giocata perché in queste ore si sta decidendo il nome del nuovo allenatore, era passato in vantaggio addirittura con un gol di Bogliacino e poi c'è stato un giocatore che a me piace moltissimo che si chiama Ciotola, caro Alessandro e caro Antonio, che ha messo a segno una doppietta e rimonta, quindi un risultato onestamente che non mi sarei aspettato, anche perché riguarda la bassa classifica. Diciamo che dopo tre sconfitte, come ripeto spesso, un grande allenatore diceva che la crisi o c'è o è alle porte. Antonio Clausi, scegli anche tu la partita. Sicuramente è quella che ha detto Franco, però mi piace sottolineare come in queste ultime settimane vi siano diversi risultati che tendono a sovvertire il pronostico. Quindi risultati in cui le concorrenti al Cosenza per la salvezza a fine campionato riescono a battere invece le pretendenti ai playoff. E quindi non so, anche il risultato del Barletta stesso, questo dell'Ischia, lo stesso Martina Franca con un arcidiacono ancora una volta superlativo, sono stati tutti quanti i risultati che purtroppo non hanno fatto bene al Cosenza, che è uscito sconfitto da Benevento, una sconfitta che ci poteva stare, che però è stata acuita proprio da questi risultati usciti fuori dal weekend. Alessandro Russo, anche per te. Ma la vittoria dell'Ischia è sorprendente solo sotto dal punto di vista, come si può dire, guardando Lecce ed Ischia, pensando ai rispettivi organici. Ma l'Ischia, visto dal San Vito, mi è sembrata la squadra più in forma di quella che ha affrontato il Cosenza, la migliore squadra dell'ultimo periodo vista dal San Vito, una squadra tosta che mancava di Skhetter, ma al completo può fare bene. Non dico che si salverà, però l'Ischia ha le credenziali per fare un buon girone di ritorno. E certamente il Lecce, l'effetto polveriera che si respira nell'ospedale del Lecce non arriva dalle ultime tre sconfitte, ma i pannucci caldi messi con i risultati precedenti nascondono un problema di gestione della squadra da parte del tecnico Lerda, con diversi giocatori che il gossip raccontano essere contro l'allenatore. Vedi, scopriamo anche delle cose nuove, questo non lo sapevo. Un gossip. Allora, intanto mi fate vedere anche la classifica che ci interessa in particolar modo, perché insomma nell'arco di una settimana sembra essersi accorciato. Hanno recuperato in tante. Comunque andiamo con ordine. Beh, quello che spicca è sicuramente questa testa dalla classifica stracolma di campane, la Salernitana con 40 punti, Benevento 37, Juve Stabia 36, Casertana 33. Tutte campane. Foggia e
Lecce 31, Matera 28, Catanzaro hanno sbagliato 27, gli hanno dato un 37 al Catanzaro, Paganese 25, Vigor Lamezia 23, Barletta e Lupa Roma 22, Martina Franca Melfi 20, Cosenza 19, Messina 17, Ischia 15, Savoia 13, Aversa 10, Regina 6. Rimaniamo su questa classifica. Allora, poi parleremo della Regina che ha perso con il Catanzaro, quindi approfondiremo. Però rimaniamo sulla zona calda della classifica, perché in effetti, insomma, i risultati di questo fine settimana, Franco, non hanno di queste ultime due settimane non hanno per nulla aiutato il Cosenza. Assolutamente no, perché come dicevamo prima ci sono state delle squadre che stanno andando a gonfie vele, mi riferisco anche al Martina Franca che dopo il nostro... il pareggio con il Cosenza ha incamerato 6 punti nelle ultime due partite, ha perso il Messina ieri a Salerno, è rimasto a 17, il Cosenza è nella zona off limits, diciamo borderline, ma una situazione di classifica che comunque deve essere impinguata. Perché? Perché la vedo un po', come dire, insomma, pericolante, bravissimo, una po' pericolante, bisogna accelerare. L'ultima di campionato contro il Melfi, poi alla ripresa del torneo sarà, diciamo, l'occasione giusta per cercare un attimino, altrimenti sarà come abbiamo sempre detto, un campionato sofferto fino alla fine. Antonio, un bel gruppetto c'è lì in basso alla classifica, in fondo alla classifica, non sarà facile per il Cosenza. No, io credo che fino alla Paganese siano tutte coinvolte, anche perché poi iniziano Catanzaro, Matera ad avere organici differenti, con un livello diverso da quello che potrebbero avere ad esempio Lupa Roma, Martina Franca, lo stesso Melfi. Diciamo, fino alla Paganese devono guardarsi un po' tutti le spalle, considerando anche che poi al San Vito martedì il 6 gennaio ci sarà proprio il Melfi, un incontro da vincere proprio per superare una diretta concorrente e tornare a respirare aria. Ma la cosa che mi fa riflettere, Patrizio, noi abbiamo parlato sin dalle prime, diciamo, giornate di campionato, che la proiezione che facevamo noi con i colleghi del Corriere dello Sport e anche insieme ad Alessandro Russo e agli altri era quella dei 40 punti. Io ho l'impressione che se si dovesse continuare ad accelerare, si specialmente alzerà nelle zone basse, si alzerà di almeno... Roselli ha indicato 41-42, esatto. Sì. Però... diventa difficile per tante squadre, specialmente quando al giro di boa ci arrivi come la Regina ai noi, perché è una squadra calabrese con 6 punti come in questo momento. No, ma anche perché quelle che sono partite male in fondo stanno devono giocando, devono recuperare, stanno anche poi vincere, rincorrere sono... significa che poi, insomma, quando rincorri, non vorrei che poi alla fine ci fosse un calo da parte di tutte le squadre che rincorrono, ci mancherebbe altro. Allora, apriamo allora a questo punto, partendo dalla coda della classifica, quindi possiamo vedere, se riusciamo a vedere le immagini proprio di Catanzaro, Regina, allora Alessandro Russo, parto da te. Il Catanzaro vince e la Regina perde. Dove iniziamo? Dalla Regina che continua a perdere o dal Catanzaro che vince? Ma tutte e due sono due notizie, nel senso che certamente il Catanzaro ha vinto un derby dopo un periodo negativo e quindi si rimette in moto per come erano le ambizioni iniziali del Catanzaro. La situazione di classifica non è proprio eccezionale. C'è da dire però che il campionato è lungo e c'è l'opportunità anche dei play-off, che sono un po' ispiri come soluzione, perché dobbiamo ricordare alla fine di tutti i play-off, di tutti i gironi, ne sale una sola. Quindi, però è pur sempre un'opportunità, uno spareggio che vale la promozione. Per quanto riguarda la Regina, 6 punti è molto melanconica e pericolosa la situazione, perché la Regina non riesce più a fare punti, da tempo ferma lì giù. La situazione è, nonostante due cambi tecnici, un interno e uno con un allenatore importante, non hanno prodotto alcun risultato. 6 punti vuol dire retrocessione diretta e con la vittoria dell'Aversa ora sono 4 i punti di stacco dalla Regina dalla piazza che vale appunto almeno un play out. Dunque ci sarà da lottare molto per la Regina e la situazione si fa molto pericolosa per gli Amaranto. Antonio, è difficile per la Regina, sinceramente è un tunnel senza uscita. Sì.
Cioè non so quante sconfitte consecutive. O Lillo Foti si inventa qualcosa nel mercato di gennaio. Oppure purtroppo il sentiero che conduce la regina tra i dilettanti, e mi auguro non a qualcos'altro, è già ben imboccato. Per quanto riguarda il Catanzaro, c'è da sottolineare lo sfogo del patron cosentino ieri dopo la partita. Ha detto che in questo mercato lui sicuramente ridimensionerà l'organico, ha detto chiaramente di essersi pentito dell'aver preso qualche giocatore. I giornali hanno ovviamente sottolineato un contratto di Serie A. Sottolineato che si riferiva a Camara, al quale ha chiesto espressamente di rivedere il proprio ingaggio. Saluteranno alcuni... E lui se lo rivedrà? E questo è un bel punto di domanda. Mi incuriosisce perché lui ha parlato di più giocatori, però a quanto pare non vogliono ridurre. C'è da sottolineare che Silva Reis andrà via sicuramente. Ha già rescisso Silva Reis, l'altro attaccante. Non solo, in partenza c'è anche Fofana, che ieri ha segnato, il cui procuratore però è il fratello di Camara. Quindi c'è tutto un intreccio. C'è un intreccio incredibile. C'è un intreccio un po', come dire, da dover sbrogliare nelle prossime ore. Dovrà essere bravo Ortoli a correggere eventuali sbagli che davanti a questa classifica e alla richiesta del patron cosentino di vincere il campionato evidentemente ha commesso nel mercato estivo. E poi si sa, il Catanzaro è stato inguaiato clamorosamente dal Cosenza nel giorno dell'1-3 del derby di Coppa Italia. Da quel giorno è cambiato qualcosa. I malumori che già la piazza covava verso Moriero per qualche prestazione un po' così sono diventati di dominio pubblico. Il tecnico è stato esonerato. Sanderra, se non nel derby contro la regina, ma è una regina che può essere un test attendibile fino a un certo punto in questo momento, non ha combinato un granché. Del resto il Catanzaro si trova a meno 13 punti dalla Salernitana, a meno 10 dal Benevento. Ci sarà anche un perché, e proprio per questo il patron cosentino probabilmente vorrà rivedere qualcosa poi a gennaio. Franco, insomma, i tre cambi in panchina non sono serviti comunque alla regina, quello stimolo, scossa, proprio non ho niente. È difficile perché da una settimana è scattato anche il discorso dell'azionariato popolare, il patron Foti ha chiesto un po' in giro agli imprenditori una grossa mano, sembra che ci sia addirittura d'arrivo il passaggio delle consegne ad altri imprenditori, però io non so poi alla fine se il discorso andrà in porto o meno. Si trova in una grande difficoltà finanziaria il presente e anche tecnica, perché poi naturalmente si riflette anche sul discorso veramente tecnico-tattico. È una squadra che inizialmente non dispiaceva la regina, poi dall'esonero, diciamo dalle prime dimissioni di Cossa che sono state rigettate e poi le successive accettate dal presidente Foti, è normale che lì si era rotto qualcosa, cara Patrizia. A me dispiace molto che una squadra che ha 6 punti, 4 di penalizzazione, qualche altro arriverà, e insomma si trova in grandissima difficoltà. Il discorso che facevo prima, se la proiezione per quanto riguarda la salvezza è intorno ai 40-42, questa è la forbice, insomma la regina dovrebbe farne nel girone di ritorno 36 punti, mi sembra veramente difficilissimo. Ciò significa che comunque devi accelerare, quantomeno, come diceva Antonio e Alessandro, per giocarsi un posto nei play-out, perché insomma uscire intanto, fuori è molto difficile. Insomma. Intanto ricordo, c'ho sempre il tablet, ricordo ai nostri amici a casa che come sempre potete commentare e dire la vostra sulla nostra pagina replay del lunedì. E naturalmente al posto di oggi io chiedevo, devo essere sincera, questa mattina quando ho pubblicato il tutto, di scegliere, visto che si va a concludere l'anno del centenario dei lupi, il personaggio top e flop, insomma il migliore e il peggiore di questo anno, e poi il momento più bello e quello più brutto di quest'annata così importante proprio per il Cosenza. Ma tra poco ne parliamo, quando ne parleremo del Cosenza continuiamo a parlare delle compagini calabresi, ritorniamo a parlare della Vigor, di una Vigor che in casa però pareggia ed era andato anche in svantaggio contro la Juve Stabia, un pareggio a questo punto un punto prezioso, però ci punto si attendeva prezioso perché è arrivata a quota 23, veniva da un po' di sconfitte consecutive la squadra, quindi si attendeva dalla formazione di Erra una reazione, una risposta. Poi giocava contro la Juve Stabia di Pippo Pancaro, che è una squadra insomma che si fa rispettare sia in casa che in trasferta. Era passata in svantaggio, dobbiamo dirlo e sottolinearlo, con un gol non regolare. Ha avuto la forza, la determinazione di reagire, poi è riuscito a pareggiare appunto con un gol di Scarsella. Arrivare a 23 ad una giornata dal termine della giornata di andata
voglio dire, insomma, significa che la formazione La Mettina Biancoverde ha messo un bel po' di fieno in cascina, insomma, tutto qua, cara Patrizia. Antonio. Sì, ha rallentato rispetto alle prime giornate, certo, in cui andava a mille, ma come dire, pensare che la Vigor Lamezia potesse competere fino alla fine per un posto nel playoff. Antonio, scusa, ma alla Vigor basta un punto a partita, Alessandro, ed è fuori dai giochi. Alla Vigor basta un punto a partita da qui, sì, a fine campionato. È anche molto merito di Erra, che è un allenatore di cui abbiamo tessuto le lodi in più occasioni. Per quanto riguarda la Vigor, a me piace il tridente, che è spesso e volentieri il tecnico biancoverde schiera. In più c'è da sottolineare che il talentino Voltasio, il ragazzo di Acquapesa del 96, nel 96, ieri ha giocato al primo minuto, finalmente è finito nei radar sia della Juventus che dell'Udinese, è stato seguito anche in passato dalla Roma. Insomma, un calciatore che, se dovesse trovare la giusta continuità, potrebbe essere, come dire, attenzionato ulteriormente dagli 007, degli squadroni di Serie A. Alessandro, è il tuo turno. Ma diciamo, cosa dobbiamo commentare? L'1-1. L'1-1 è un ottimo risultato, che la Juve abbia... Ma anche il momento della Vigor Lamezia... Ma la Vigor Lamezia sta facendo quello che doveva fare, anzi, questo secondo me, si trova in una posizione di classifica molto positiva rispetto al contesto di squadra. Sono stati molto bravi in avvio di campionato a fare molti punti, ora hanno praticamente serrato la marcia, sono fermi in classifica da un po' di tempo, però l'obiettivo della salvezza è lì a portata di mano. C'è da dire però, questo discorso vale per la Vigor e vale anche per il Cosenza, che bisogna stare molto attenti al girone di ritorno, perché nel girone di ritorno probabilmente ci sarà qualche squadra da sotto che sarà attrezzata in modo da fare filotti di risultati. Quindi bisogna stare molto attenti, giustamente lo diceva anche Antonio in precedenza, fino alla Paganese ci sarà da tirare fuori i coltelli, perché la lotta salvezza sarà durissima. E se la Regina dovesse davvero cambiare padrone, potrebbe anche ambire ad un play-out, che è quello l'auspicio, perché fa veramente, come si può dire, tristezza vedere una squadra importante, la squadra più importante fino agli ultimi anni della Calabria, così male in classifica, certo, in C1. Apriamo l'ampio capitolo dedicato alla Cosenza e alla sconfitta di Benevento per 3-2. Franco. Ma guarda, io ho visto la partita ieri e devo dire che il Cosenza ha regalato un tempo al Benevento, perché è una squadra che passa in vantaggio su quel bellissimo calcio di punizione di Arrigoni e l'incornata di maglia doveva essere gestita diversamente. Il Cosenza, ecco, non è riuscito a gestire il vantaggio, come dicevo, eccolo qua, il calcio di punizione, l'incornata di maglia e la palla che finisce alla sinistra del portiere. Lì probabilmente, non lo so, ci sarà stato, non dico l'approccio, ma un errore di valutazione da parte dei ragazzi in campo, era anche quello che sosteneva Roselli ieri a fine partita, perché poi il Benevento ha cominciato... Erroraccio ha cominciato ad avere campo, a guadagnare campo, il calcio di rigore, eccolo là, dove Magli è stato tra le altre cose anche ammonito, era in diffida, ma lì insomma... Ripeto, doveva essere sicuramente gestita meglio anche dopo l'1-1, una squadra che si trova in trasferta a giocare contro il Benevento. È pur vero che il Benevento ha 9 agenti di grandissima qualità in avanti, con questo 4-2-4 fanno paura, insomma, da Marotta, Xibara, da Alfageme, insomma, Eusebio, ci sono giocatori che possono fare la differenza, giocatori sicuramente di categoria superiore. Però se vediamo i gol, io ieri ho postato, mi si passi il termine, un post su Facebook dove ho parlato, ecco, di questo gol. Ma signori miei, se non si riesce a chiudere sulla sinistra con due soggetti, Blondetto e Magli, è una diagonale di chiusura che è l'ABC del calcio, è normale ed è chiaro che tu in quel momento sei disattento o hai commesso un errore di posizione, cara Patrizia. Per non parlare di questo di Marotta, il tunnel su Blondette, Marotta che si porta avanti, il portiere che c'ha la palla nel suo angolino, e anche lì insomma ho notato che ci sono stati errori sia individuali sia di posizione. Ben diverso il secondo tempo, nel secondo tempo c'è stata una sola squadra in campo, lo abbiamo sottolineato, questo è stato il Cosenza. Ha reagito con questo bellissimo gol di Tortolano, ottimo. Che ormai non sorprende più il ragazzo, vero, non sorprende più perché ogni settimana...
regala dei gol delle molto belle, anche l'inserimento di Corsi, devo dire che mi è piaciuto, il centrocampo è stato piuttosto più tonico, però ripeto, insomma, nel secondo tempo il Cosenza avrebbe meritato il pari, però il primo tempo ha regalato 45 minuti al Benevento. Il Cosenza da due volti, come è successo del resto con l'avversario normale, un primo tempo bruttino, anche se in realtà era passato in vantaggio, poi con il fatto che insomma aveva anche rischiato di raddoppiare con altre due azioni di gol, da gol, però poi scesero gli spogliatoi, Roselli evidentemente ha saputo dare la carica giusta. Sì, e anche in questo caso immagino che sia avvenuta la stessa cosa. Mi piace sottolineare come però un elemento come Tortolano, come dire, non tenuto in considerazione, anzi dato per partente, ormai si sia ritagliato un posto da titolare. Mi auguro che riesca a fare lo stesso anche il nostro capitano Manolo Mocero. Perché, poi certo che ne parliamo. Perché in una formazione dove Roselli ha sempre sottolineato in cui nessuno è il posto garantito, forse il solo Caccetta e Cori per quello che abbiamo visto sinora, non è escluso che con l'inizio dell'anno nuovo e con la chiusura di un anno brutto per quanto riguarda Mocero, il capitano possa tornare. Senti, ne parliamo tra poco, anche... andiamo in pubblicità, poi riprendiamo questo argomento e sulle dichiarazioni proprio di Roselli. Tra poco, pubblicità. Seconda parte di replay. Allora, stavamo parlando delle scelte di Roselli e intanto è concluso tu, Antonio, sì, volevi dire qualcos'altro. Intanto con Alessandro, così poi apriamo anche l'ampia pagina dedicata tra virgolette alla polemica o alle polemiche o magari il fatto che un po' sotto accusa il mister su Cesca, su Manolo Mocero, su De Angelis, perché non gioca Manolo, perché non è stato convocato. Parliamo e secondo te dici un po' la tua. Sulla partita prima. Sulla partita, certo, scusami, prima sulla partita, hai perfettamente ragione. No, sei d'accordo con quello che ho detto io? Ma devo essere d'accordo sicuramente. Certamente il Cosenza, c'è una differenza che va detta, insomma, il budget del Cosenza è un sesto di quello del Benevento, quindi siamo attenti, il Benevento spende 4/5 milioni, il Cosenza ne spende 1, e quindi insomma... Sì e no. Attenzione che questo. Certo è che bisogna dire che ho visto un difensore responsabile di 2 gol su 3 del Benevento che, mio Dio, non si fa neanche tra i dilettanti posizionarsi a gambe aperte di fronte a un attaccante avversario. Che si chiama Marotta. Non si fanno errori come quelli che abbiamo visto nell'area di rigore piccola. Quindi quando tu fai 2 topiche del genere, ci può essere pure un atteggiamento remissivo il primo tempo, però tu gli consenti troppo spazio di vantaggio a una squadra del Benevento che non è che ne abbia tanto bisogno, perché il Cosenza Benevento è una partita a pronostico chiuso fuori del Benevento. Il Cosenza però nel secondo tempo ha dato dimostrazione che poteva in ogni caso giocarsela, perché poi le partite non ce ne sono gare scontate, nessuna latitudine. Ma la dimostrazione non solo quella del Cosenza, le dimostrazioni sono le partite di queste ultime settimane. A tutte le latitudini, certo. Chiunque può vincere con chiunque, Rischi ha battuto il Lecce, il Barletta ha vinto a Foggia, certo. Il Martina Franca ha vinto a Lecce, il Cosenza poteva pareggiare nel finale, con un po' di fortuna nella mischia finale gli ultimi 3 secondi, gli ultimi 3 minuti, di Corsi, si poteva fare 2-2 e 3-3 e nessuno poteva dire niente. C'è da dire però che il Cosenza, secondo me, deve stare... Autogol in tutto e per tutto. No, lui andava solo rinviato alla palla. Fate vedere quello di prima. Ah, ma non okay. Si può fare nessun campionato una cosa del genere. No. Fate vedere il gol di prima, per favore, a gambe aperte di fronte a un grazie. Avversario. Cioè, non a caso il Cosenza andrà sul mercato e cerca un difensore centrale, bravo. Ma lo serve un difensore centrale, perché parte uno di quelli che sta in panchina, probabilmente Carrieri, e arriverà un difensore centrale. E poi il Cosenza arriverà anche un esterno d'attacco offensivo, perché... Bisogna stare attenti, questa sconfitta si deve chiudere con una certa concretezza, giusto, molto giusto, realismo. Ecco, guarda, stiamo vedendo una... Cioè, sono degli errori individuali che fanno paura, ecco, lì andava solo respinta la palla, respinta, va, so. Regaliamo i gol. E questo è un gol regalato. Senza regali gol. Pronti? Ecco qua. È un autogol. Non è una cosa individuale, però cerchiamo di capire. Vabbè, che se è una partita così difficile... Tu fai 2 errori del genere, addio. Dalla nostra parte si dice buonanotte all'isolatore, non sbaglio, si dice in questa maniera qua. Ma è normale che bisogna che si stia attenti, soprattutto se va a un campo come questo che ha pronostico chiuso.
Cosenza cerca un difensore centrale e un attaccante esterno, anche perché il girone di ritorno, Patrizia, sarà un girone di ritorno duro, molto particolare. Se c'è una preoccupazione è che il Cosenza deve un po' togliersi, non la squadra, ma tutto l'ambiente, questo atteggiamento un po' narcolettico, un po' addormentativo, come per dire ci siamo ripresi, è fatta. No, attenzione che il campionato è ancora duro, dentro lungo, pienamente. Su questo io sono d'accordissimo. L'hai detto con te. Prima, Franco. Abbiamo sempre sottolineato insieme ad altri colleghi che il Cosenza non ha vinto nulla, nonostante i 6 risultati odori consecutivi, perché i problemi che c'erano sono rimasti. Li abbiamo visti ieri a Benevento, perché ha messo in campo un D'Agostino che ha 200 passapartite in Serie A, 5 volte con la nazionale, giocato da Fermi, ti ha fatto vedere che c'è un sinistro magico, ha giocato con l'Udinese, con la Fiorentina e con la Roma, quindi lo conosciamo tutti chi è D'Agostino. No, detto questo, se mi commetti quegli errori che sono da ABC del calcio, le diagonali di chiusura, devi respingere e ti passa la palla sotto le gambe, il tiro che il portiere è sulla traiettoria e non riesce a respingerlo. Sono d'accordo con Alessandro, è già difficile andare a Benevento, però se tu gli regali gol è finita, Patrizia. Allora apriamo l'argomento dedicato alla... Il girone di ritorno tutti vanno all'obiettivo, quindi chiunque viene al San Vito, se viene alla Salernitana verrà per i 3 punti, poi bisogna vedere se rifà, insomma, certamente. Vabbè, normale. Cioè, viene il Melfi alla prima del 2015, partitaccia vera, nel senso questi arrivano, partita di categoria, bisogna fare punti. Noi andiamo fuori casa, cioè, adesso i punti cominciano a bollire, adesso ci siamo rimessi nella normalità, purtroppo i risultati non ci hanno dato una ragione, il Cosenza in questo momento è salvo, però non bisogna dormire sugli allori, questo è il senso del mio discorso. Allora, la settimana scorsa qui c'è stato Giorgio Roselli e gli abbiamo chiesto naturalmente di Manolo Moscero, gli abbiamo chiesto come mai, insomma, ma Franco chiedeva come mai preferisse Cesco, lui ha detto vabbè, io mi assumo le responsabilità. Ha ammesso anche che ha sbagliato la valutazione della prima partita. Comunque si assume naturalmente la responsabilità delle scelte. Allora, affrontiamo l'argomento dedicato a Manolo Moscero, che comunque non va neanche in panchina, non viene convocato, quindi va direttamente in tribuna. Per quanto mi riguarda, insomma, Manolo qualche settimana fa ha scritto anche sul suo profilo Facebook, che me lo dicono chiaro e tondo, io quello che vedo da semplice spettatrice in questo senso è che gli stanno dicendo che probabilmente, o il mister, visto che non lo convoca, che probabilmente non fa parte dei suoi progetti. Un po' la palla, tra virgolette, non che passa a Manolo, cioè il discorso è questo, discorso capisco è quello che vuoi dire tu, perché Manolo ha veramente dato tanto alla causa Cosenza. Però se il progetto tecnico di Roselli, nel progetto tecnico di Roselli non fa parte Manolo, adesso bisogna capire come bisogna comportarsi. Ma guarda, questo succede nelle migliori squadre. Esatto, ai dilettanti. Il problema di Manolo ormai si è capito, ne abbiamo discusso la settimana scorsa con mister Roselli, lui ha detto che c'è 5 attaccanti, 2 vanno in campo, 2 giocano, in questo momento probabilmente non vede bene dal punto di vista tecnico-tattico Manolo, perché secondo lui, questo io sono riuscito a capire e a carpire, Manolo è un giocatore devastante, dovrebbe o potrebbe giocare in una squadra che lotta per andare su. Questo è quello che sono riuscito a capire di Roselli, con un po' di esperienza, con i capelli bianchi. Nel momento in cui si gioca per la salvezza, Manolo potrebbe non essere adatto, e questa è una mia, come dire, sommessa opinione, potrebbe non essere adatto ad una squadra che deve rincorrere per, come dire, cercare di accelerare e di tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Io la vedo in questa maniera. Per quanto riguarda Roselli, l'ha ammesso di aver sbagliato nella scelta quando è arrivato Cesca il giovedì, perché Cesca non si era allenato con i compagni, aveva fatto allenamento da solo, anche se lui ha detto sì, ma quando uno si allena da solo come Cesca, lo conosco, l'ho avuto 18 mesi, ma abbiamo visto tutto che era sovrappeso e non aveva il passo degli altri. Allora io dico, ergo, come dicono gli avvocati, ma se Moscero era lì, si era regolarmente allenato, poteva andare lui in panchina al posto di Cesca. Ora io l'ho visto in allenamento, mi sembra che abbia il passo degli altri, se non, voglio dire, meglio di altri. Si sta dando da fare. Sta segnando in allenamento. Se va in tribuna, ottimale, un motivo tecnico ci sarà. Allora a questo punto il ragazzo ha detto che resterà a Cosenza e ne ha ben donde fino al 30 giugno perché ha un contratto, lo vuole rispettare. Anche se lui non dovesse giocare più o non dovesse andare in panchina, lui desidera restare a Cosenza. Non dimentichiamo che c'è tantissime squadre che lo seguono, certo.
sia di Lega Pro 1 sia di io, il Siena andrei a piedi, perché il Siena con i gol di Mocero immediatamente sarebbe catapultato in Lega Pro 1. Però poi il c'è desiderio, San Marino, c'è allora il desiderio purtroppo c'è il Rimini, non basta, c'è il Potenza, il c'è il Matera, c'è il Messina. Lui ha detto che non andrebbe mai a giocare contro una squadra che magari potrebbe essere avversario della Cosenza nella lotta, sì, alla salute. Detto questo, vediamo un attimino come io invito Mocero a continuare a fare quello che sta facendo, ad allenarsi con grande determinazione e passione, visto che lui ha il cuore rosso-blu, e poi si vedrà. E eventualmente farsi trovare al momento giusto, però pronto? Per il momento pronto? I fatti sono chiari. Io l'invito che faccio è questo. Antonio, i fatti sono chiari. Allora, io dico che la palla, perché dico che la palla passa a Manolo? Nel senso che la certezza neanche della panchina, per come si sono messe le cose, non ce l'ha. Certo, il ragazzo ha 28 anni, il ragazzo è forte, Manolo Mocero lo conosciamo tutti. Siccome ha tante richieste, la scelta è sua, decidere se stare in tribuna o in panchina. Ma lui ha già fatto una scelta, lui vuole restare a Cosenza per giocarsi le chance residue a questo punto, visto come è andato, di tornare ad essere utile alla causa del Cosenza. Non mi pare che ci siano altri giocatori che siano superiori a lui come score di gol. Assolutamente. No, no, assolutamente. Assolutamente. Ora, il discorso dov'è? Spetta a lui, come sta facendo in allenamento, mettere in difficoltà estrema il proprio tecnico, che poi dovrà anche giustificare l'esclusione di un calciatore che ha Bravo. Fatto bene in allenamento. Ora, è nel momento in cui, soprattutto questo che sto per dire, nel momento in cui gli viene data un'opportunità di sfruttarla. Perché purtroppo, quando è stato chiamato in casa, come ad esempio a Torre Annunziata, ha dato tutto, perché si vedeva che ha sudato la maglietta, però non ha inciso, non è riuscito a dare quel quid in più che i tifosi si aspettavano. Ecco, come dire, la coperta è un po', è sempre troppo corta da tutti e due i lati. Bisogna capire, o meglio, è chiaro che a Via degli Stadi non si strapperebbero i capelli se domani Mocero decidesse di andare via dicendo: cara società, ho l'offerta di questo club, trattiamo la rescissione. E lì nessuno si strapperebbe i capelli, né il presidente, né l'allenatore, né nessun altro. Quindi, assodato questo, tutto il resto lo decide Manolo. Alessandro, si potrebbe trattare questo? Io la vedo in maniera opposta, nel senso che purtroppo in questo momento Manolo non decide, nel senso, decide il Cosenza, nel senso, lui c'ha il contratto, è fermo lì. Se il Cosenza decide di venderlo, prova a venderlo. Manolo fa mosse per autovendersi, non ne farà mai. Mai, è normale. La palla è in mano al Cosenza, se il Cosenza proverassi, cioè, lo dicono i fatti, cioè, io mi sono già espresso. Manolo merita il rispetto di tutti e lo merita da adesso fino alla fine dei tempi, perché per è un ragazzo di Cosenza che ha strappato un contratto in Serie B per venire a giocare con la propria maglia, e che ovviamente merita rispetto perché ha portato il Cosenza dove aveva promesso che lo avrebbe portato, in C1, Serie D, ripescati, C2, quindi C1. Quindi lui il suo obiettivo, la sua parola l'ha mantenuta, quindi merita un grande rispetto. L'analisi dei fatti qual è? Perché sennò racconteremo barzellette, che l'allenatore non lo vede, non lo chiama, non lo convoca, non lo fa giocare, cioè, è un problema tecnico, cioè, il problema è tecnico, cioè non va sul valore di Manolo Mocero. Manolo Mocero si sa, un bel giocatore, però il Cosenza, lo staff tecnico Cosenza si sta dimostrando chiaramente, ha preso una posizione, cioè, purtroppo non lo convoca. Quindi allora cosa succede? La strada è semplicissima, Manolo c'ha un contratto fino a giugno, quindi cioè, o piace o non piace, lui è lì. Però non è una cosa che decide lui, lui può rimanere, ma se l'allenatore non lo fa giocare è un problema anche per Manolo, quindi bisognerà trovare una soluzione giusta. Se io fossi l'allenatore del Cosenza lo farei giocare, gli darei un'opportunità, ma il problema è che l'allenatore del Cosenza in questo momento sta facendo il contrario, non lo convoca, non lo fa giocare. Penso che per un bomber, perché lui è un bomber di razza, sicuramente l'obiettivo è giocare e fare gol. E lì sa fare, lo ha dimostrato. Scusami, e c'è un altro problema. Ora bisognerà capire, no, cosa succederà nel mercato di gennaio. Perché giustamente dall'entourage di Mocero trapelano le cose. Se c'è l'offerta, vediamo. Ma se non c'è l'offerta, noi siamo fermi. Cioè, nel senso, lui non fa niente. Mocero sta fermo. È il Cosenza che semmai dovrà fare delle mosse. O no? Non dimentichiamo da dove siamo partiti. Quando è arrivato Roselli, visto che insomma un po' di memoria ancora, grazie a Dio, ce l'ho, ha parlato Carapatizzi in conferenza stampa subito dopo la prima partita, quando è stato mandato in tribuna, che ci volevano 15
20 giorni, se vi ricordate, 2-3 settimane perché Mocero potesse riprendere la condizione, la giusta condizione atletica. Quando è stato qua il signor Roselli, che io stimo, persona seria, preparata, anche per la persona che... Ma poi onesta, è uno che te lo dice in maniera tranquilla. Ha detto, io gli ho fatto la domanda, mister, come sta in questo momento Mocero? La sua risposta è stata, sta benissimo. Benissimo, si allena con me, si allena benissimo. Si allena alla grande, un ragazzo eccezionale, però guarda caso finisce sistematicamente in tribuna. Allora, da questo che cosa si deduce? Si deduce che dei cinque attaccanti, evidentemente Manolo è quello che nel suo schema tecnico-tattico non va. Perché non è possibile che uno che si allena e adesso ha ripreso la forma, voglio dire, di un tempo possa andare, non dico nemmeno in tribuna, nemmeno in panchina. Qualcosa che sfugge allora. Vedremo. Vedremo quello che succederà. E anche perché in tutto questo De Angelis, le parole, si è espresso benissimo con Mocero e non penso sia un ipocrita l'allenatore Roselli, perché da come l'ho conosciuto io, da come è stato qui, a me è sembrata una persona, sembra una persona molto schietta, chiara e onesta. Però c'è qualcosa che non guarda, 2 più 2 non fa 4, è come il calcio, che non obbedisce, caro Alessandro, ad una logica precisa. È la stessa cosa con Mocero. Antonio. Stessa cosa con De Angelis, secondo me, perché comunque De Angelis, alla luce delle partite e dei minuti giocati, è il quarto attaccante. Cesca, e non Cesca, Cori è l'intoccabile, Calderini, poi c'è Cesca che entra agli spezzoni delle ultime partite. Il quarto in questo momento è De Angelis. E poi c'è De Angelis, che gioca e non gioca. Ha giocato pochissimo. Ma il campionato è lungo, ragazzi, c'è la spazio per tutti. Quattro attaccanti servono. Sicuramente. 5, ne arriva 5, un altro a gennaio, un altro. Ma quello è l'esterno che prende il posto di Alessandro, in effetti che è andato via. Noi dobbiamo considerare anche se poi Tortolano è o meno un attaccante, dipende anche dal ruolo, dal modulo con cui il tecnico decide di approcciarsi. È un esterno d'attacco, dai, mettiamola così, un esterno d'attacco. Se fai 4-3, allora sì che lo consideriamo un esterno d'attacco, se fai 4-4-2 possiamo considerarlo un centrocampista. Però leggiamo qualche messaggio. Francesco, il top del 2014 è sicuramente la curva sud, sempre a sostenere la squadra anche nei momenti difficili. Il flop Roberto Cappellacci, il momento più bello, anzi momenti più belli, il giorno del centenario, la vittoria in Coppa Italia contro il Catanzaro, quando giocano i lupi non ci sono momenti brutti. Michele, il top la mitica curva sud, flop Cappellacci, auguri a tutti. Vorrei chiedere a mister Rosello e al presidente Guarascio se hanno intenzione di far giocare Mocero. Mocero è il nostro capitano e non può essere abbandonato, è un talento nato, fa parte dei programmi della società e del tecnico. Grazie, va bene, abbiamo parlato tantissimo. Pier Giorgio, il momento più bello, il pre-partita del centenario con l'esposizione di tutti i vecchi striscioni che hanno fatto la storia della nostra curva, dopo lo vedremo nella clip che ho preparato. Il momento più brutto, le prime 10 partite di quest'anno in campionato, un incubo senza fine terminato con l'esonero di Cappellacci. PS, aspetto ancora dalla nostra società la tanto decantata amichevole di lusso. Francesco, ciao, il top sicuramente la società, che bene o male siamo competitivi con tutti i sacrifici e i problemi. Il flop, ahimè, Mocero. Noi tifosi ci aspettavamo di più di lui. Poi Patrizia, dello spettacolo del centenario di fine anno che ne avevi parlato, si sta organizzando. Buon Natale. No, poi alla fine non abbiamo organizzato nulla, non siamo riusciti ad organizzare per una serie di circostanze. Poi Antonello, il personaggio top e il momento più bello, Marco Criaco con il suo century goal. Flop, al di là di tutto, mi sarei aspettato Mocero più determinato in questo anno importante. Il momento più brutto, 0-3 Reggio. Sì, ancora si era detto che per evitare di rafforzare una diretta avversaria, Versa si era soffiato Cesca ai campani. Bene, la Versa Normanna ha preso De Luca, 33 anni, ex Salernitana, e la Mezza è ormai titolare da 4 gare, ieri ha segnato 2 reti. Poi Domenico, ma possibile che De Angelis in questa squadra non riesce a fare 5 minuti e Cesca sì, oppure il problema è uguale a quello di Mocero, l'ingaggio? Allora, bisogna dire una cosa, noi ogni settimana abbiamo sempre un tormentone. Bisogna essere chiari, Patrizio. Sì, certo, no, il tormentone adesso è Cesca, ed è vero, perché poi in realtà il ragazzo sta giocando poco, sì, però non incide, non è però quel giocatore che attenzione, incide. Un calciatore per incidere deve avere anche dello spazio a disposizione. Come incide, Patrizio? Certo, indistinta non può incidere. Non può incidere. Cioè, nel momento in cui Cesca gioca 3-4 partite, 90 minuti e non fa nulla, allora diremo, caro Cesca, purtroppo non hai inciso. Ma se gioca 5 minuti a partita, ci sta che in 5 minuti tu non possa, come dire, incidere.
Cesca, Cesca è l'alter ego di Cori, esatto, è identico. Sì, sì. Se Cori va a prendere il raffreddore giocherà a Cesca, 100%. Sono simili tra altre cose. Magari è una scelta, oppure è un uomo di fiducia dell'allenatore, non lo so. Succede che gli allenatori abbiano... Un uomo di fiducia di spogliatoio. Ecco, e magari avrà un uomo di fiducia ruolo, di spogliatoio. Questo. Non lo so. Cesca. Ed evidentemente come Caccetta. Ha avuto un anno e mezzo, sa com'è, ogni allenatore si porta i suoi. Io ricordo Bol che quando andò a Bari, dico io mi porto da Bescetti, giocai sempre, e compreso, voglio dire, i giocatori che lui aveva avuto anche in Serie A. Magari. Quelli erano gli uomini di Bol che si è riportati. Allora Guido, il personaggio top per me è Elio Calderini, il flop Cappellacci, il più bello aver battuto il Catanzaro al Cioravolo, il più brutto aver perso con la Regina. Non l'avrei mai aspettato, che comunque la sconfitta con la Regina lì a Reggio per 3-0 è rimasta proprio in mente. Sì, è rimasta in mente perché ci siamo, è una squadra che si è consegnata, Patrizia, tra virgolette. È una squadra che non aveva, non ne aveva, era scarica con le batterie insieme all'allenatore, una squadra che non marcava, non raddoppiava. E se vai a vedere i gol di Insigne, nessuno si metteva davanti ad Insigne per cercare di contrastarlo, nemmeno come ha fatto Blondette in maniera maldestra con Marotta ieri a Benevento. Il terzo gol era qualcosa. Il terzo gol, accomodatevi, entrate e tirate, insomma, ecco perché o c'era qualcosa con l'allenatore che si era già rotto, o non lo so i motivi, insomma, era una squadra che comunque è rimasta nello spogliatoio, così come rimangono tante altre squadre nello spogliatoio, così come ha detto Erra quando è venuta la Vigor Lamezia qui, che si aspettava qualcosa di più, e disse la mia squadra è rimasta negli spogliatoi. Il Cosenza ha fatto la stessa cosa a Reggio Calabria. Antonio, per te il top e flop, lo chiedo anche a te, perché siamo a fine anno, quindi inevitabilmente guarda, qualche somma io va fatta. Il top, per come dire, il trasporto emotivo vissuto, l'emozione che c'era in quel momento, l'1-3 a Catanzaro, perché ero presente lì, è stato bello, da tifoso devo dire, stiamo parlando da tifoso. Certo. È stato davvero bello. Il flop sì, dico anche io, quella partita di Reggio Calabria, perché racchiude il periodo negativo dell'avvio del Cosenza Calcio. Cioè un periodo tale che lasciava presagire un po' a tutti gli addetti ai lavori una retrocessione quasi scontata. Annunciata. Sì, perché in quella squadra mancava tutto, mancava grinta, mordente, mancava le basi elementari del calcio. Errori banali venivano commessi, ma da tutti i singoli, che poi uniti l'uno all'altro davano vita a prestazioni indecorose, ma davvero indecorose. Prestazioni diciamo che il Cosenza non scendeva, rimaneva nello spogliatoio sempre. Non dimentichiamoci che il Cosenza non tirava in porta. Mai. Non tirava in porta. Almeno adesso, sì, un gol a partita lo facciamo sempre, se non due. C'è da sottolineare anche ma poi che fare due gol a Benevento non è da tutti. Non è da tutti. Questo hai rischiato anche di pareggiare a Benevento. Bravo, ecco, quindi questo allora dobbiamo sottolinearlo. Fermatevi. C'è la pubblicità in linea in cabina di regia per qualche stacco pubblicitario e poi riprenderemo con la clip che avevo preannunciato qualche minuto fa. A tra poco. Terza ed ultima parte di Replay, dicevamo il 1914, centenario dei Lupi, un anno davvero molto importante che veramente ha fatto vivere grandi e grosse emozioni a tutti i tifosi della Cosenza. Una clip preparata per ricordare proprio l'anno del centenario, ce la gustiamo insieme.
squadra è forte e ce la fa. Ogni partita è un'avventura, una battaglia che mai finirà. Forza Cosenza che si vincerà. Dalle tribune piene del San Vito, un grido, un canto, un coro si alzerà. Amava il calcio pulito, amava i bambini e amava i suoi tifosi. Noi possiamo dire di averlo vissuto il centenario, cioè perché che se ne dica qualcuno ci scherza, mi scherza, che magari esagero con il centenario, però io penso che sia stato veramente un evento bello da vivere e che
Ma oggettivamente non rivivremo più, perché un'altra gente... Forse Patrizia si poteva fare qualcosina in più, lasciamelo dire, per alcune manifestazioni, però insomma quello che si è fatto è stato pregnante. Ho visto queste immagini bellissime, la foto della bandiera, la foto del lupo, come diceva Antonio, alla confluenza dei due fiumi nella curva sud Bergamini, le manifestazioni che ci sono state, non ultima quella che si è chiusa con la presentazione del mio libro di Gianluca Pasqua, la raccolta diciamo del mio Cosenza, anche io ho dato il mio piccolo contributo, così come tutti gli altri colleghi giornalisti, raccontando poi ognuno praticamente una storia di vita vissuta del Cosenza Calcio. Complimenti per la clip. Grazie, perché sa che mi metto e faccio... Che dimmi? Mi associo ai complimenti. non lo posso dire il top e il flop. Ah sì, prego, era rimasto a metà. Tu dici passa alla storia, centenario, non possiamo farlo, non lo rifaremo, posso dirlo. No, non lo riviverei. È un dato oggettivo, ma sì, no, una battuta, cioè, per dire, te lo auguro di campare altri cent'anni. Irripetibile, no, almeno, no, allora, per quanto mi riguarda non voglio citare nessun fatto, nessuna persona per non offendere nessuno, però credo che l'illuminazione estemporanea del Castello Svevo la notte del centenario sarà una cosa eccezionale, secondo me. Quello è il simbolo fisico, storico e metafisico della città dei lupi, perché è il castello di Federico II, c'è l'ottagono, il simbolo della perfezione e la magia della nostra città. Il flop, perdonatemi, io insisto, trovate una soluzione al San Vito, crolla a pezzi, non è ospitale, non porta la gente allo stadio, è uno dei problemi che ci portiamo da questo centenario, perché sono passati troppo anni dalla sua costruzione, il calcio è cambiato e ci vuole una casa del Cosenza più accogliente. Questo è il mio flop dell'anno 2014. C'è la costruzione di un nuovo stadio, fondamentalmente. O la rivisitazione di questo. No, la rivisitazione. Sempre un San Vito deve la rivisitazione, essere. Sullo stesso me. Posto, la rivisitazione. Ma un San Vito nuovo, che sia più da partita, accogliente. Più accogliente, più piccolo, coperto. Magari può essere, con il credito sportivo, un'opportunità di lavoro anche per tanta gente. Quindi magari può diventare una soluzione nei prossimi anni. Siccome adesso abbiamo dopo, anche... Prima o dopo bisogna metterci mano. Ma sicuramente, anche perché Franco, il San Vito è stato inaugurato nell'anno... 60 Italia Cipro. Italia Cipro. Ha fatto 50 Cipro. Anni, scusate, io, ha fatto quindi, 50 anni ad ottobre. Io non ero preso, 65, 66. Me lo ricordo. Quindi a questo punto... Sì, ci ho fatto 50 Cipro anni, che non mi guardate strada come... Sono passati tanti anni. 75, 85, 95, 2005, 2015, sono passati 49 anni. No, Franco, a ottobre ha fatto 50 anni 50 il San Vito. Sì, sicuro, tranquillo, sì. Quello lo vabbè, so, eravamo lì, so 49, 50. 50 anni tutti vanno dal medico a fare un check-up. Facciamo fare pure al San Vito, dai. Scusatemi, capiamocelo ancora. Vabbè, Alessandro lo dice da un po' di tempo, questa cosa, e mi trovo anche d'accordo. Un restyling. Può essere... Cosa ne pensi tu? No, tu l'hai detto il top e il flop, sì. Sì, sì, io mi sono già espresso ampiamente, sono capitato diverse altre trasmissioni, sempre con Alessandro presente, e abbiamo sempre detto le stesse cose. E la ribadisco per l'ennesima volta. In piazze come, ad esempio, Brescia e Cagliari, sono stati costruiti dei nuovi stadi all'interno di quello già esistente. Stadi in cui le curve vengono riempite, perché ovviamente diminuite di capienza. È più vicino. Sono state eliminate quelle odiose piste che rendono una distanza... Quelle di atletica. Sì, di atletica. Odiose nel senso, come dire, nel senso lato del termine. No, ma anche perché non vengono usate. Cioè, non è che magari, servono ma magari a qualcos'altro. Magari vengono usate. Magari in passato si usavano pure, c'erano delle gare o io dico odiose perché creano una distanza tale... Io sono un fanatico, come dire, degli stadi inglesi. Degli stadi inglesi, ok? Sognare uno stadio inglese a Cosenza per me sarebbe il top, non plus ultra. Ma sicuramente attrae un po' più di pubblico perché... Se il comfort aumenta, mercoledì aumenta. Mercoledì 1 novembre 67, Italia-Cipro. È la, prima... la partita, la prima partita ufficiale. Primo come stadio... 67, Italia-Cipro 5-0. Ecco, come, invece come stadio mi ricordo che era i principi di ottobre, non so. Stavo finendo di dire che ridurre la capienza, perché parliamoci chiaro, Cosenza 20.000 non li fai non li farà mai più. Ma sono più di 20.000, se non, sono 24.000, quasi 25.000 a sedere. Con posti tali che volendo entrano pure 30.000 persone. Parliamoci chiaro, il Granillo di Reggio Calabria non è più grande del San Vito. Il Granillo è stato rivisto sul solco, io non voglio dire cose blasfeme, io sono nato
e spero di vivere più a lungo possibile nella zona dello stadio vuole, San Vito. Vuole rivedere un altro centenario? No, voglio dire no, assolutamente non ho il verso dell'immortalità, non mi considero immortale. Però certamente vogliamo un San Vito in quello spazio, ma un San Vito nuovo, un San Vito più contemporaneo. Magari si può fare, no, sicuramente si può fare. Sì. Tutti gli stadi li stanno rinnovando, il Bentegodi non è più in quel modo, lo stadio di Udine non è più in quel modo, il Santa Colomba è stato rifatto, Salerno, il Campo San Benedetto, Reggio Calabria, Salerno, Messina. Cioè, Taranto, Messina, sono stati fatti. Ora, cioè, in tempi di spending review, non è che dobbiamo pensare adesso di fare, di dire cose fuori luogo, però porsi il una problema, siccome sì. È lo sport principe della nostra città, allora dotiamolo di una casa accogliente. Concordo. Ma oltre ad essere lo sport principe, è l'unico sport che può creare un determinato indotto alla città, ma non solo per quanto riguarda la società che poi è al timone della squadra di calcio, ma come diceva Alessandro, si possono creare posti di lavoro. Nel momento in cui si rifà lo stadio, si può pensare di avviare determinate attività all'interno dell'impianto stesso, che poi, oltre a dare lavoro a qualcuno... Questa roba si collega... Io speravo che ci fosse il presidente del Cosenza, perché volevo... Ma tu ne hai sempre parlato. ...rinnovare un cavallo di battaglia che, secondo me... Hai sempre parlato di questo fatto del San Vito. Se il Cosenza vuole avere una ragione di essere nei prossimi anni, ha bisogno di una propria casa. Cioè, questa area, che è tutta la zona degli impianti sportivi, e in qualche modo anche all'interno del San Vito si può creare un campo di calcio attrezzato, che magari il San Vitino rivisto, il San Vito riaggiustato, la foresteria. Il Cosenza ha bisogno di una casa, ha bisogno di patrimonializzare per diventare un club che ha un futuro. Sì. Cioè, i giovani devono lavorare all'interno della struttura, non so se può essere il San Vito o un'altra storia, però quello può essere un avvio, perché l'obiettivo di Guarascio, che sta facendo così bene, può fare ancora meglio, migliorando tante cose, perché ovviamente si deve migliorare, è quello di salvare la categoria, dopodiché progettare per un Cosenza che tenti di arrivare in Serie B, perché l'economia dice che il paradosso, che è abbastanza banale, arrivare in Serie B vorrebbe dire gestire a zero il club, bello, con i contributi, e quindi bisogna progettarla questa cosa, e uno di questi aspetti può essere un centro sportivo, Franco. Sì, come no, con la foresteria. Il Novara, retrocesso il Novara. Parliamo di un esempio che Novara è vicino. C'è Novarello che è bellissimo. Novarello, c'è Toscano. Toscano, secondo voi, Mimmo, perché è andato a Novara? Perché sapeva che c'era un progetto, perché Novarello è eccezionale. È una squadra retrocessa, ma era già pronta per risalire. Centro sportivo, foresteria, auditorium, la gente dorme, i giocatori giocano lì, la regina ce l'ha, e quello è un punto di partenza. Sant'Agata è bellissimo. A mio avviso parleremo sempre di campionati estemporanei, non ci vuole molto, non è che bisogna pensare ai fantastiliardi, però investire un minimo per avere un ritorno e magari poi patrimonializzare, scusate la digressione. Su questo sono d'accordo con Roselli quando dice che lui vuole mettere in evidenza i calciatori, perché poi sono un ritorno importante per la società. Fino a qualche settimana fa i calciatori del Cosenza non li voleva nessuno, se non in quarta serie. Questo invece cosa... adesso... Adesso 4-5 nomi, se non di più, sono sul taccuino, sì, di squadre. I 4-5 nomi che poi alla fine vanno sui no, nomi... No, ma lui dice io voglio anche i ragazzi, no, voglio, sono voglio d'accordo, i ragazzi... Però anche da questo punto di vista, nel momento in cui Cosenza non riesce a garantire, o per scelta o per necessità, questo non lo so, poteva dircelo Guarascio magari, a non garantire contratti pluriennali ai calciatori migliori. Ad esempio tutti i calciatori del Cosenza, meno se non sbaglio Arrigoni e qualcun altro per cui c'è un'opzione per un rinnovo, vanno a scadenza. Quindi, tu dici non vorrei che anche quest'anno andassero tutti via come l'anno scorso e ricominciamo ex novo. Soprattutto non c'è al momento un calciatore del settore giovanile che è stato lanciato. Uno che è stato chiamato adesso in nazionale. Sì, si è iniziato proprio a testimonianza magari che il vento è cambiato anche nel settore giovanile grazie a Enzo Patania. Grazie a Patania, un lavoro Roberto Chiuzzi, Sarcinella. Che però per vederne i frutti serviranno 5 anni. Certo. Un po' di questo tempo è il minimo. Quindi avere fretta in questi casi non conviene. Allora, chi è che... Apriamo una piccola finestra perché siamo davvero in chiusura sulla Serie D. Chi mi racconta che cosa sta succedendo a Montalto? Forse Antonio. Più Antonio addentro a queste cose. Io posso dire che ieri... Vabbè, lo dirò la prossima volta. Dimmi. Ho incontrato un allenatore e non mi ha detto nulla. Non
non so cosa dai, vuoi intervengo, dire. Intervengo, ecco, intervengo in lui interviene, dai. No, vabbè, era una allora, battuta semplice, insomma, dai. Il Montalcio cambia guida tecnica. Perché Altomare ieri si è dimesso, dai. Sì. Si è dimesso. Beh, ieri sera, ufficiale. Ieri sera si ha incontrato il presidente Candelieri e poi lo stesso presidente ha informato gli organi di stampa che l'ex collaboratore di Mimmo Toscano non era più l'allenatore della sua squadra. I motivi ufficiali sono ovviamente i risultati, non è andato certo, come, certo, come sperava Altomare, però è evidente che la rosa del Montalcio non è stata rinforzata sul mercato come si aspettava. Al momento il Montalcio fa molta fatica nelle ultime posizioni della classifica. Sì, perché c'è 10 punti se non erro, insomma. Esatto, nelle ultime 8 partite ha collezionato 6 sconfitte, un pareggio e una vittoria a Tavolino, quindi serve uno scossone. Probabilmente tornerà a Cosenza Marco Nappi, che aveva iniziato ha cominciato il campionato con i biancazzurri, e tenterà di dare questa sterzata alla società. Invece di tutt'altro umore arrende, vero. Rende. Ieri è arrivato, se non sbaglio, il nono risultato utile per quanto riguarda i biancorossi. Sono terzi in classifica, terzi a meno 5 dalla vetta, continuano a vincere, 8 partite vinte su 9, sono un bottino. No, dobbiamo dire che Trogine sta facendo veramente un buon lavoro, adesso ci credono anche dal punto di vista psicologico, la squadra ha preso grande fiducia nei propri mezzi, insomma è una squadra che si gioca, anche se Brunello rimane sempre con i piedi per terra, ogni qualvolta lo vedi o lo senti ti dice noi dobbiamo prima salvarci, poi tutto quello che verrà sarà di guadagnato. Però mi pare che insomma il Rende sia attrezzato, perché sei giocatori come Fiore. Sì, l'unico forse handicap, chiamiamolo in questa maniera, è una rosa un po' stretta, nel senso che numericamente c'è anche, non ha i rimpiazzi per quei nomi che dici tu, Benincasa, Fiore, Ginobili, Musca, Zangaro io lo piglierei a Cosenza, sono, l'ho detto, Zangaro è il vice arcidiacono. A proposito di arcidiacono, permettetemi di sottolineare nuovamente la prestazione che ha fatto sabato pomeriggio. Ho visto che Franco su Facebook ha lanciato un appello dicendo riportiamo arcidiacono. Mi auguro che il presidente ci ripensi, perché porterebbe entusiasmo, porterebbe un po' di gente in più allo stadio. È un giocatore che spacca la partita. Io sono per Arcidiacono, l'alternativa è Floriano, diciamo l'alternativa è Floriano del Barletta, l'alternativa è Perulli della Lupa Roma, quindi ne butto allora, tre. A tal proposito posso loro dire vogliono che Perulli, buon aiuto che ieri è andato in panchina col Teramo. Perulli sta per andare a Salerno, è questione di giorni. Giusto per. Su Arcidiacono sono fortissimi, la Juve nell'ordine, la Juve Stabia, il Vicenza. E il Pisa. Il Pisa e poi qualche squadra, di livello inferiore. E lui verrebbe a Cosenza a piedi. Lui, è ovvio, metterebbe da parte il discorso lavorativo in queste piazze che comunque concorrono a qualcosa di grosso e verrebbe volando a Cosenza. Floriano sembra che il Barletta non lo Floriano vede. È un calciatore, a mio avviso, Alessandro, fuori silenzio, discorso. Non parli di mercato. Sto ascoltando. Vabbè, lui è il re del mercato. Adesso dai primi di gennaio lui insomma andrà a trattare Balotelli perché lo vuole Ferrero dalla Sampdoria. Mancio lo vuole riportare alla tifoseria nerazzurra, non lo vuole. Ci sarà una sorpresa. Ferrero rischia. Era tutto, volevo dire, tu non sei abituato a fare la Lega Pro, mercato. Tu sei abituato ai piani alti. Non è vero, no. Mercato del Cosenza per me è proprio, è una cosa sentimentale, oltre che reale. È vero. Floriano è un mio cavallo di battaglia, dici bene. E quindi dai anche tu. Io l'ho detto in premessa, Franco forse era distratto, perché parlavo, ho detto il Cosenza prenderà un esterno destro e un difensore. Sì, no, prima. Io volevo i nomi. Lo so. No, lei vuole i nomi. Io voglio i nomi. Diciamo, allora possiamo dire qualcosina. Magari c'è qualche squadra che sta smobilitando in Lega Pro, Girone A, che magari può essere utile al Cosenza. E non posso dirlo in diretta la notizia. Però dagli indizi. No, ma sai perché si brucia poi? Se parti Papa in conclave non arrivi nemmeno a Monaco, come sol disse. Franco è molto sgamato, così c'è la nostra latitudine. Serafico. Bene. E allora non lo diciamo, anche perché abbiamo un minuto. Abbiamo un minuto. Facciamo gli auguri. Replay ritorna con l'anno nuovo e quindi l'ultima per quanto riguarda questo 2014. Allora Franco, noi ci vediamo l'anno prossimo, che sembra così lontano, ma in realtà tanti auguri è a chi molto ci vicino. Segue in Calabria e in Sicilia, a tutti gli amici calabresi e delle squadre calabresi. Antonio, buon Natale. Anche con te ci vediamo l'anno prossimo. Auguri a tutti, che sia un 2015
a tinte rosso-blu come è stato il 2014. Alessandro? Auguri, auguri a tutti. È l'anno del centenario, però l'anno prossimo ne abbiamo 101, non è che possiamo lasciare il campo. E della carica, no, c'è la carica del 101. No, abbiamo due partite di fila in casa, sì, quindi iniziamo col botto. Torna un derbissimo la seconda, cioè la Salernitana, quindi c'è un 2015 importantissimo per il vero. Allora, auguri. Grazie a Rodolfo Maiocchi e in cabina di regia a Vittorio Chiuto, Cate Paese. Naturalmente dalla sottoscritta l'augurio che possiate trascorrere un sereno Natale da parte di Replay, da parte della nostra struttura, e naturalmente l'augurio di un felice anno nuovo. Grazie per averci seguito e ci vediamo naturalmente il prossimo anno. Arrivederci.